Buongiorno a tutti. Oggi siamo nuovamente in Vallestura e dove andiamo? Oggi andremo al Rifugio Daù, prosegue il nostro servizio fotografico per questa rivista e quindi di nuovo ci asfoda i piedi, si parte, si va su. A trovare Beppe, non sapremo quanto ci metteremo, ma vi diremo, chiaramente dovremo fermarci più volte per fare un po' di foto. Quindi ci metteremo più tempo, ma... C'è neve, ci sono 5 gradi e... Fa bello? Sì, c'è un sacco di gente tra l'altro che sta andando su e... Venite con noi da Beppe, si parte? Andiamo. Andiamo da Beppe, via! Abbiamo deciso, visto che è davvero ben battuta la strada che sarà al rifugio, di togliere le ciaspole. In questo modo saliamo su più velocemente, abbiamo poi anche più tempo per fare le foto, perché ci rallentavano e non poco. Sì, poi cioè è veramente battutissima. Fatto. Adesso vado a aiutare. Questa qua devo incassare. Non si allunga. Dai. Non va. Troppo. Mi ha fregato. Per un pelo. Pierino perse l'asu. Però se io faccio così. Tac. E via. Tac. Qua la tolgo. Chiudi anche lì sotto. E via. Questo zaino della F-Stop è veramente il top di gamma se volete andare a fare foto e a camminare in montagna. Sì. Ok, adesso però... Andiamo su. Io sistemo le mie. Devo sistemare anche le mie. Dai, do una mano. Ah, fai tu? Sì. Io le borracce, Massimo le metto dentro. Questo qua sai che non so dove attaccarli perché non hai il legaccio esterno. Questo qua ne ho solo uno? Questo qua non si... questo no, davanti. No. Oh, caspiterina. Qua no? No, non so come mettertela. Allora io le lascio i piedi. No, le attacchiamo il mio. Allora dammi il treppiede. Non ci crederete, ma abbiamo trovato la soluzione. Eccola qua. Le abbiamo smontate e legate così, in teoria, così anche Romy può salire su. Senza ciaspole. Più. Sì. Ci sta. Bene. Te lo metto. Vai, guardate Romina come se le mette. Yeah! Com'è? Sto sbilanciando un sacco. Ce l'ha fatta Romina supereroe, ce la fai? Sì, a posto. Adesso noi, vi spiego, allora quella là in fondo, adesso zoom un po' di più, quella là è la rocca di San Bernolfo, quella lì è la guglia di San Bernolfo e quella là dietro, se non erro, è la tête de la Tourette. Noi andremo qua dietro ai piedi della rocca, via. Comunque ragazzi, quando la strada è ben battuta, camminare senza ciaspole è tutta un'altra storia. Sbuca anche il sole, è molto più facile, sei molto più veloce. E in giornata come oggi, dove abbiamo poco tempo a disposizione, perché poi stasera abbiamo un altro shooting, dobbiamo velocizzarci in un poco. Sì, dobbiamo ottimizzare i tempi. Tra l'altro è uscito il sole, la neve è già bella papposa, perché ormai, nonostante siamo al terzo weekend di febbraio, siamo adesso ad aprile, incredibile.
Questa è la borgata Cagliari, sì, che è quella lì. Addirittura che... il cartello dice, penso che sia quella estiva. Sì. Si passa di lì per... Però il sentiero per andare da U è questo qua. Sì, in invernale è questo qua. Costeggia sempre la pista da fondo che vedete transitare qua davanti e andare giù di lì. Guardate, la strada, vedete quei ragazzi là, si sale a piedi di qua. C'è una bella carrozzabile che è stata asfaltata. Alle spalle la borgata Cagliari. È tutto al sole l'ultimo tratto. Ormai è pauta la neve, che da oggi io definirò marciumesca, ovvero la neve che è molliciosa, che col sole si scioglie già come fossimo aprile-maggio. Perché in realtà la pauta in piemontese è il fango. È proprio il fango molle, la terra molle. Sì, là c'è la borgata Cagliari e via. E via. Ci siamo ulteriormente fermati a spogliarci perché il caldo è tremendo. Mi tifferei in quella cascatella lì. Oh. Abbiamo scoperto quindi anche che questa foschia che vedi non è nient'altro che inversione termica, giusto? Sì, sì, stavo dicendo la stessa cosa, è inversione termica. Perché giù fa molto più freddo che in quota. Giù era 5 gradi, qui saremmo già 12 o 13 e quindi fa l'inversione. Perché camminando fa anche caldo. Quindi... E poi l'inversione termica. Inversione termica, quindi su fa più caldo che giù. Andiamo, va. Eccoci qui, arrivati alla panchina gigante, proprio nei pressi. Sì, del rifugio, del Daud, proprio qui sopra, qui dietro. E lì dietro di noi.
ci siamo fermati un sacco di volte per fare foto, poi abbiamo stato... Fermandoci più o meno ci abbiamo messo un'ora e mezza, fermandoci, quindi secondo me un'oretta. Un'oretta sì, se siete allenati 40 minuti siete su, anche sì, perché è tutta battuta. È facilissimo, poi è strada, quindi... Volendo potete arrivare qui addirittura con le sci da fondo, perché la pista è battuta fin quassù. E lo spettacolo che vi troverete di fronte è veramente incredibile. Bellissima. Noi speriamo che anche le dronate vi siano piaciute, perché c'è una condizione di luce veramente particolare. Oggi e abbiamo sorvolato un po' verso il vallone dell'Aus di fronte a noi e verso il Corborant Roche Negre là dietro, che c'è un sacco di neve ancora. E cosa dire? Adesso andiamo al rifugio, andiamo a fare le foto. Dobbiamo fare foto sia di piatti che delle camere. Di una camera. Una. Di una, di sì. Una. Per una, appunto per l'articolo. Per e poi torneremo giù. Sì. Se abbiamo tempo vi facciamo vedere un po' ancora il rifugio, ma c'è un sacco di gente. E quindi non so se riusciremo a gestirci bene, perché in siamo ogni un caso, po' timidi. Noi vi salutiamo già. Nel sì. caso mettiamo ancora le inquadrature del cibo. Possiamo fare così. Potrebbe essere un'idea. Sì, in ogni caso ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di commentare. Sì, se volete darci un piccolo supporto, iscrivetevi, abbonatevi a Patreon. Sì. Che vedete tutto il link in descrizione. E come sempre vi ricordiamo, viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Cuneo! Un saluto dal Daù, ciao, Vallestura, Cuneo, la fiocca!